Grazie. Buonasera, siamo qui con Mary Van Corec al Cinema Palma di Trevignano per la presentazione del suo primo film da regista, Zamora. Ecco, ho appena visto il film, credo come da tuo invito, e ho notato nella prima parte, mi ha ricordato molto le scene fantozziane di questa... Ecco, volevo chiederti se era un mio abbaglio. Sì, no, non c'è un riferimento a Fantozzi, in realtà c'è qualche attinenza legata semplicemente al fatto che anche qui c'è un'azienda, ma i toni con cui si svolge la storia non sono parossistici, non c'è diciamo, non è un film comico, è una commedia nella quale comunque insomma, il protagonista deve un po' trovare se stesso, uscire dal guscio, c'è sicuramente un imbarazzo, ma non si arriva diciamo a quei tratti che insomma voglio dire per carità sarebbe infelice di essere accostato ai capolavori di Paolo Villaggio, ma non è questo l'intento, c'è solo qualche elemento diciamo che unisce le due storie, ma è una storia completamente diversa. Ecco, non ho visto nel film nessun intento politico, non c'è un intento politico, è tratto da un romanzo di Roberto Perrone. C'è semplicemente l'idea di raccontare una storia ambientata negli anni 60 a Milano, quella Milano che era nel pieno del boom economico e che era la locomotiva d'Italia, quindi che oltre ai milanesi accoglieva anche tanti meridionali che venivano a Milano per lavorare, tante persone dalla provincia come il nostro protagonista che si trova a trasferirsi a Milano e vivere quindi una vita diversa da quella ordinaria che avrebbe voluto vivere, lui che non amava le sorprese, però questo trasferimento a Milano fa sì che si trovi poi a dover affrontare un cambiamento, quindi la possibilità di trovare se stesso attraverso i contrasti e le difficoltà dei rapporti sociali con i personaggi femminili del film e i personaggi maschili che magari all'inizio lo bullizzano e poi invece ma insomma... è voluta questa cosa di tenersi comunque fuori da un contesto politico? Non ho letto il romanzo, per non cui c'era non so... nessuna politica nel romanzo, non c'è stato nessuno. Non è che ci siamo forzati a scrivere una storia non politica, era una storia e basta. Quindi ma non ti c'è... sei attenuto... La storia si svolge nel 65-66, quindi a ridosso del 68, ma è precedente, quindi è una storia in cui non c'entra la politica e anche il calcio è relativo, non è una storia sul calcio, è una storia in cui il calcio in qualche modo fa da liquido di contrasto appunto per far emergere i personaggi, e soprattutto appunto il protagonista, ma anche tutti i personaggi collegati in questa storia, ed è un modo invece per parlare di inadeguatezza, di sentimenti, una storia d'amore. Quindi è più introspettivo. Sì, però in toni leggeri da commedia in cui appunto si ride parecchio e poi ci sono anche dei tratti in cui ci si commuove. Vabbè, poi la domanda classica l'avranno fatta dal primo film, qual è il prossimo? No, adesso siamo ancora presto, il film è appena uscito, è inutile guardare troppo avanti, sono però ho visto talmente che contento. È una cosa che ti è piaciuta. Sì, molto. Mi è piaciuto molto, è stata una bellissima esperienza, però un film presuppone periodo abbastanza lungo di lavoro dall'inizio, dai lungo primi semi fino no, ma voglio di dire solito un paio d'anni. Farei passare anni prima del prossimo. Beh, io penso che subito, immediatamente non succederà, però non so quantificarlo. Quando avrò una storia che mi va di raccontare, mi sentirò pronto a fare un film, non perché voglio fare la seconda regia, ma perché è pronto alla storia del film, mi metterò all'opera per realizzarla come ho fatto questo. Grazie. Grazie a te.